Ciao ragazze, nuovo video outfit più piccolo 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 haul. Ci tengo a dire piccolo 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 perché è proprio un mini mini haul. E allora, perché sì, siamo in vista del Black Friday, nei negozi un pochino di sconti, secondo me hanno già iniziato a farli. Non ce la posso fare. Ok, se non sto qui e mi metto di là dove a tante di voi piace, a quest'ora, siccome ho tutto sballato, visto che non ho i soliti orari, come si dice, non mi vedete bene perché sono luminescente, perché c'è troppa luce, quindi resto qui e insomma, scusate se continuo a toccaccinare il cellulare, ma è per cercare l'inquadratura giusta. Allora, dicevo, siamo in vista del Black Friday, cioè siamo già in modalità Black Friday. A me non piace molto quando fanno questi sconti qui, questi giorni in cui fanno degli sconti particolari, cioè a me, preferisco i saldi, quelli veri, quando parte il periodo dei saldi, i ribassi. Infatti non sono entrata neanche nel sito di Amazon, a parte che a me non piace il sito di Amazon, sarò forse l'unico essere che non ama Amazon, però non mi ci trovo per niente bene, né con le spese di spedizioni, né con le modalità di ricerca, né con quello che ti danno quando fai una ricerca particolare. Non mi piace, lo boccio tantissimo, non riesco a capire come mai è così successo, cioè tipo il creatore è uno degli uomini più ricchi del mondo, vabbè. Però in questo mondo va sempre tutto al contrario, chi merita non ha e chi non merita ha. Volevo farvi vedere comunque l'outfit di oggi, che è un outfit per andare dall'ottico, quindi un outfit pulito, lineare, semplice per modo di dire, e dove ho voluto mixare il rosa con il bordeaux borgogna e il grigio, quindi ho fatto questo incrocio di colori perché, ecco, non aspettatevi mai sul mio canale qualche outfit con dei colori che sono, diciamo, scontati, perché non è lo scopo del mio canale, nel senso che spesso e volentieri magari si tende a fare degli abbinamenti che stanno bene per l'idea comune dell'abbinamento, diciamo. A me piace cercare, soprattutto se vi faccio il video, cioè quando vi faccio i video su YouTube, mi piace cercare l'abbinamento particolare che non avreste pensato, a cui non avreste pensato, altrimenti non vedo il senso di proporvi un video outfit con camicetta, pantalone, scarpa, borsa, cappotto, cioè siamo capaci tutti di fare un outfit di questo tipo. Però insomma, mi piace sempre darvi qualcosa, darvi uno spunto, darvi un'idea particolare, darvi un abbinamento di colori magari a cui non avreste pensato. Non è facile, ma a me viene abbastanza naturale, quindi non faccio questa grande fatica. Però ecco, non aspettatevi, insomma, magari mi potete dire se mettevi sopra un cappottino panna, se mettevi sopra un cappottino grigio, ce l'ho, se mettevi sopra un cappottino rosa, un cappottino nero, no, lo volevo di un colore particolare, cioè borgogna barra bordeaux, sì, una sorta di borgogna. C'è Romina che mi bussa alla porta, ve la devo far vedere. Ho anche tagliato la frangia, per fortuna, adesso ve la faccio vedere, guardate, vediamo se bussa. Ok. Sì? Ah, ci sei solo tu, ok? No, c'è sui pantaloni rosa, mi è sporcata. Vabbè, ho fatto anche la frangia. Ieri mi sono finalmente fatta portare da Simone a fare i capelli, cioè a fare i capelli, a tagliare la frangia così a secco, non è che ho fatto chissà che. E ok, vabbè, niente, il cellulare ha deciso che non vuole restare, come dico io. Vedete, l'ho fatta tagliare, gli ho detto di mantenermi, c'era la ragazza quella che me l'ha fatta la prima volta, e gli ho detto assolutamente di mantenermi una forma un pochino leggermente tondeggiante perché mi piaceva molto, e di raddrizzarmela perché era un po' stortina, e me l'ha fatta così, sono molto contenta. Comunque l'outfit di oggi è molto, appunto, semplice, pulito, lineare. Ho tenuto gli occhiali questi qua bordeaux un pochino tondeggianti, che mi danno quest'aria un pochino da puzza sotto il naso, tipo quelle ricche con la puzza sotto il naso, non so perché mi danno questa impressione. Questi outfit con scarpa bassa, pantaloni alla caviglia un pochino larghi, cioè io, sapete, con le mie concezioni mentali, e magari sono malata di mente, però mi danno l'impressione di quelle ragazze ricche e sofisticate, antipatiche. Boh, per fortuna con i capelli un po' stravaganti. Comunque dovrò andare anche a farmeli sistemare, a fare un tonalizzante, perché come vedete il colore si è schiarito. Sono belli luminosi loro, sono belli luminosi, sono lucenti, sono fantastici,
pochino secchi. Parte di qua, tra l'altro, dove ho questa qui sarebbe un'extension, quindi è un pochino secca più dei miei capelli, perché si vede che assorbe meno il discorso della maschera colorata, però insomma necessitano di tonalizzante. Comunque ho fatto la frangia, il trucco l'ho fatto sui toni del Borgogna con la matita. Ok, ho usato un colore della palette di L'Oreal, quella Cherry My Cherry, e mi piace molto questo colore caldo. Chi vedo non vedo. Gli occhiali, il rossetto questo qui, che è quello di Kiko, di quella linea super bella dal punto di vista del packaging. E è il solito che vi faccio vedere ultimamente, comunque che tira sul Borgogna, versione matte. E il packaging è questo qua, è veramente bellissimo. È segnato come un marrone, Gold Waves, la linea, questo. Non si vedrà niente perché questo cellulare fa schifo. Ve lo dico sempre che non ha lo zoom immediato. E io odio questa cosa perché il mio iPhone ce l'aveva. Pace all'anima sua, che è ancora vivo, però. Comunque questo rossetto qua è bellissimo, il packaging mi piace. Mi sa so che dovremmo aprire anche l'ancillotto. Ormai siete in diretta, vi faccio vedere anche cosa faccio da mangiare, così è una specie di mini vlog da donna da casa. Eccolo, però lì non bussa. Sembra piccolissimo, tra l'altro, in quello sketch. Allora, cosa cucina oggi lo chef Veronica? Mi sono dimenticata di tirare fuori la panna. Perché sto facendo la donna di casa, essendo in casa, ovviamente mi devo occupare del pranzo e della cena. Qui bolle l'acqua quasi. Ok, oggi facciamo tortelli di zucca, che non so come sono, la prima volta che li prendo, con panna vegetale. Saltata come se con questo tenerone qua con gli spinaci a mo' di cubetto, perché il prosciutto a cubetti non mi piace, e grana padano grattugiato. C'ho già la ciotola pronta e lo scolapasta pronto. Basta, questo è il mio pranzo per due ovviamente. L'altra volta ho preso i gnocchetti di zucca, ma non sapevano di zucca. Bah. Bisogna proprio farli a mano per avere un sapore decente. Comunque passiamo all'outfit, che ho già parlato troppo. Allora, camicetta di Vincenzo, questa qua grigia, molto carina, l'ho presa un po' di tempo fa, è questo grigio, insomma un grigio army, un grigio molto intenso, e ha questo fiocchetto da fare appunto nella zona, vedete, c'è anche questa apertura, è molto bella, questa camicetta molto fine, con questo fiocchettino con tutte le perle, che dovrebbero vedersi, non si vedono, ok. Quindi molto carino. Ho abbinato poi questi pantaloni rosa, sono i pantaloni che avevo preso anche questi un bel po' di tempo fa, di Piazza Italia. Sono a vita alta, modello molto classico e in fondo praticamente sono alla caviglia. Vediamo se riesco a farveli vedere. Ok, sono praticamente alla caviglia, ma voi non li vedete, con la riga. Quindi un pantalone super classico con la zippettina qui. Ok, dietro sono così. E poi vabbè, vedrete il finale quando vi faccio vedere le scarpe. E sono molto carini, devo dire la verità, non mi lamento. La borsa è una chicchetta perché è questa bellissima borsa di acqua di perla che avevo preso al mercato ed era in stock, diciamo, era una sorta di campionario. L'avevo pagata solo 10 euro, ne avevo prese due molto carine. E questo è il bauletto praticamente, molto bello, eh? Ha anche il suo lucchetto, insomma, la sua chiave. È fatto davvero molto bene e soprattutto io adoro i colori di questa borsa. Oltre a essere fatta comunque abbastanza bene per i 10 euro che l'ho pagata. Non so se si noterà, vedete qua c'è anche il suo coso, la sua fibbietta, dietro è tutta Borgogna. È molto carino come bauletto, mi piace. Mi piaceva appunto abbinarlo al cappotto che adesso vi faccio vedere. Anzi, mettiamo giù. Il pantalone ve l'ho fatto vedere, sotto ho un collant coprente nero e le scarpe che sono la sorpresa, non sono nulla di strano, però sono abbastanza particolari, mi piacciono con l'outfit. Il cappottino è questo qui di Tacco Fashion. L'avevo preso da Tacco Fashion e è un cappottino chancrato molto carino di questo Borgogna, nulla di eccezionale. Allora, nulla di eccezionale, molto molto carino, mi piace anche abbinato appunto alla borsa così, cappottino più borsa, vediamo se mi richiamerà un'altra volta o se capisce di non chiamarmi. Mi piace l'abbinamento, vedete, così. Sotto. Anche se il cappotto ecco, non è a livelli di Max Mara, Max Eco, eccetera, eccetera, non c'entra niente né con i cappotti vintage come linea, perché fa schifo rispetto a quella. Allora, come scarpe ho messo queste ballerine qua col tacchino, sono delle ballerine di H&M che avevo pagato sui 20 euro con i saldi, sono di questo rosa antico ed è un po' che ce le ho lì nell'armadio, non le ho mai messe. E
Sono molto carine, sono comode, simpatiche, stanno bene con l'outfit, stanno bene con la borsa, in abbinamento, vedete? È un outfit simpatico appunto da questa ricca ragazza con la puzza sotto il naso, che in realtà non sono perché non sono una ricca ragazza, assolutamente. Magari, cioè magari, vabbè, mi accontento anche della mia povertà. Spero che il video vi sia piaciuto, adesso vi faccio il video haul perché insomma, parlo sempre troppo nei video outfit ultimamente. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!